Ho rotto lo scherbo. Che hai fatto? Ho rotto lo scherbo. Hai rotto lo schermo. È volato via un Joy-Con dalla basetta e ho rotto lo schermo. Ok, ecco la foto. Bentornati ad un nuovo video di Switch Sports. Oggi andremo a fare un qualcosa di diverso dal solito perché non giocherò contro sconosciuti, bensì contro uno dei miei più cari colleghi nonché amici, Lars. 6 sfide, una in ciascuno sport, vediamo chi ha la meglio. Prima di cominciare però vi ricordo che tutti i giorni tranne la domenica sono in live su Twitch, link in descrizione nel commento pinnato in alto. Daniel, tu lo sai che sono in difficoltà, vero? Per cosa sei in difficoltà? Perché devo giocare con i Joy-Con attaccati alla basetta? No, bro, no, lascia perdere. Prima quando abbiamo registrato il tuo di video ci ho provato, li ho staccati, ma erano lì che stavano per morire. Mo dovrò giocare tutto il tempo con i cosi attaccati alla basetta. Quindi questo mi aiuterà a vincere? Sì. Allora giochiamo. Che password vuoi? Dai, dimmi un numero divertente da 4 cifre. 4204. Cosa c'è di divertente? I primi 3 numeri. L'altro è un riempitivo, filler, non canonico. Ah, quindi Eren Blaze 4. Oh sì, Eren Blaze it. Se anche tu sei un fan di Eren Blaze, smascia like e iscriviti al canale. Se non lo sei, fallo lo stesso. Infatti, cazzo. Ma come ti permetti di non esserlo, eh? Infatti, è brutto figlio di puttana. E ora che mi fai giocare oggi? A tutto, ti faccio fare una partita di tutto. E se dovessimo finire in parità, quindi con 3 vittorie te e 3 vittorie io, ce la giochiamo ai rigori, letteralmente. Ah, ok, pensavo a botte che ci menavamo. Se vuoi possiamo anche menarci. Però fa caldo in sto periodo. Lo so, ci vediamo una sera e ci meniamo. Ci stai? A ottobre però, perché fa caldo. Dani, siamo a giugno. Dani, da quale sport vuoi partire? Allora, c'è quello lì con le spade che si chiama Chaxigira. Vai. Qua puoi scegliere tra 3 tipi di spada diverso, ok? Puoi scegliere quella singola, quella energia oppure quella doppia. Ma perché siamo in cima a sto coso? Così posso buttarti giù. Yar, stai per incontrare una persona che non incontri da molto tempo. L'acqua. Oh no. Combatti, combatti, vile. No, come cazzo. Ah, figa, che craniata che ti ho dato. Infatti. Dani, mi spiace, tutto a posto laggiù, si è fatto male? Sì, no, ho un crampo, non farci caso se vedi che vado giù a fondo, eh. Ciao. Ok. No, Dani. Aia. Arca troia! Non sulla pelata! No, Dani, mi hai rovinato la capigliatura adesso. Ora quella barba te la dovrei pettinare col pettine elettrico per 40 minuti. Che cazzo? Ma quanti attacchi puoi fare di seguito? Vuoi la rivincita? Vuoi cambiare le spade o cambiamo sport? No, cambiamo sport! Okay. Mi ha fatto male, guarda come sono scontento lì sullo sfondo. Dai, facciamo un po' di calcio, su! Ok, dai, andiamo a giocare a pallavolo. Oh no, Silke pressa e Steph non male. Non male! No, no, c'ha le rughe! C'ha le rughe? C'ha le rughe! È vecchia, sì. Beh, allora. Sicuramente è più atletica di me e te messi insieme. Aveva toccato terra palesemente questa. Dani, ti blocco, ti muro. Ti è tryhardino come sport la pallavolo. Nina, non voglio metterti pressione per vincere la partita, ma se non vinceremo, è presente il tuo nipotino, quello a cui vuoi assolutamente super bene. Ecco, morirà. Dani, l'hai terrorizzata. È rimasta ferma e immobile. Ha già un piede nella fossa, tuo nipote. Vabbè, siamo 1-1, vince che arriva 5 qua. Vai tranquillo, ce l'avete il tempo. Dai, nonna, cazzo, che ce ne andiamo a vedere il segreto tutti insieme. Ma Dani, no. l'hai cannata tu, però. Mi sono distratto, nonna. È perché la vecchia mi distrae. Cioè, è troppo attraente. Mi distrae, mi ricorda che fine farò io. Cioè, invecchiare. Ma è perfettamente naturale. Non per me. Io non lo accetto. Che vuol dire? Lasciami fare i miei, come cazzo si chiama? No, oh, quando mi capita la palla in The wall! Vedi, non... sono andato troppo in ritardo. Come intendi ucciderlo il nipotino della signora qua? Non lo voglio far soffrire troppo. Lo anneghiamo. Lo anneghiamo? Vabbè, sai che soffre parecchio, no? Se lo fai annegare. È un sacrificio che sei disposto a fare. Qualcuno ci pensa a quanto soffro io per pensarci? No, un sicario che si apre finalmente al mondo intero. Oh. Intervista da Barbara D'Urso e dice questo. Tutti quanti dicono, quante persone hai ucciso? Ma nessuno si chiede mai... Come sto dopo aver ucciso? Esatto. Brava! Guarda, tuo nipote potrebbe fare l'università. Sì, che ti ammazzo. Dani, beccati questa. Grazie. Porca troia, io ti faccio il muro e fai punto. No, basta, io non voglio giocare più. No, dai, ci mancano ancora altri 4-5 sport, vai tranquillo. Va bene, uffa. Calcio! Dani, 1v1 o 4v4? Vuoi giocare con il compagno o vuoi giocare da soli io contro di te? Con i compagni. Così almeno posso prendermela con loro se prendiamo gol. Drago, Famelico, Pablo, dottoressa Liscia. Vuole giocare al dottore con te, Dani? Non mi piace il gioco del dottore. Che ne dici di fare il gioco dell'esattore fiscale? Oh, finalmente un gioco serio. Il gioco
Allora, il gioco dell'esattore fiscale si fa così, sempre alle feste, con la ragazza che ti piace, non vai nello sgabuzzino a darti i baci, ma praticamente vai a fare la dichiarazione dei redditi con lei e la sua famiglia. Cazzo, che scena da beta cac. E poi vai a casa e ci siete tutti quanti intorno al tavolo che fate la dichiarazione dei redditi col padre tutto infervorato per bestemmia. Dani, ho fatto gol. Cafone. No, sta scappando. Cazzo, volevo venirti in faccia. Cioè, nel senso, cosa? Sì, t'ambulanza, stiamo lavorando. Capito? Loro stanno trasportando uno che ha bisogno. Ma no, abbiamo più bisogno noi del video che loro di curare la persona. Fa il fenomeno questa sera. Ma c'è un uomo gravissimo, dobbiamo tenerla accesa. Spegnila, da fastidio. No, Dani, ho fatto un Luf moment. Sei pronto a vedere il Luf moment? Aliscia! Mamma mia. Ragazzi, non voglio mettervi pressioni sulla vittoria, ma se perdiamo morirete tutti. Daniel, smettila di minacciare i mi. Anzi, smettila di minacciarli. No. Scusa. Questo è divertente, loro non fanno... Non si oppongono. Sono molto acconmiscendenti. La mia era più strutturata, più studiata. Certo, più l'hai messa a metà parola. Tiè! Che palle! Tiè, beccati sto 2-1 il Golden Goal. 3-6 game finale col mondiale. Bowling classico o speciale? Io direi speciale, mi piace un po' di più. Speciale, sì, infatti. Come me. Quant'è il conteggio dei game vinti nei vari giochi? Attualmente siamo 3-0 per me. Ma questo era il conteggio lordo, mi fa il netto? Siamo 3-0 per me. Perfetto. Ti ricordi quando uscivamo, tipo, e magari pagava una roba Diego per tutti e poi facevamo i conti a casa? Diego, quanto ti devo ridare? 26 euro. Lordi, metti 26 euro. Sì, ogni sera, ogni volta. Io speravo sempre che calasse un po', sai, l'inflazione. Al massimo aumenta, se proprio. Come cazzo si fa questo con la roba in strike? Infinita? Dai, hai fatto zero. Sì, ho colpito la pedalina di là. Ma sta andando avanti pian piano. No, sta tornando indietro. Ma come indietro? Come cazzo si fa con sta base tutta inclinata? Dio? Devi metterti tutto a sinistra. Vai, Dani, è il tuo momento, ti sto inquadrando. Vabbè, vaffanculo allora, Uno! Cioè, ma dimmi tu! Ma vaffanculo! Oh, ma che... Tiar, che cazzo hai fatto la partita? Prima non giocavamo in questo modo, tu hai sabotato qualcosa! Certo, Dani, ho pagato l'arbitro. Come al solito. Hai detto ai tuoi fan che tutte le volte abbiamo giocato contro a qualsiasi videogioco tu avevi citato? Sì. Ah, molto bene. Sì, comunque sì, ho fatto 4 birilli in tipo 2-3 tiri. Ok, Dani, qua non puoi cacciarla fuori, cioè fisicamente impossibile. È uscita fuori. No, scherzo. Uno è rimasto in piedi solo. Io li ho splittati male, però qua non riuscirò mai a tirarli giù tutti. Sì, l'ho preso, Sper! Ma che merda è? Ma cosa significa? Cazzo, l'avessi fatto al contrario, forse li avrei presi bene. Aspetta che rimetto in carica un attimo i Joy-Con, così la prossima partita la facciamo con i Joy-Con sulla basetta. Salute. Non è proprio un'idea fantastica e comoda giocare con i Joy-Con attaccati alla basetta. Lo so, beh, è l'unica cosa che posso fare perché ho la batteria scarica. Comunque, complimenti per il rutto, Dani. Grazie. Meglio fuori che dentro, dico sempre io. Tiar, mi chiedevo se... Ecco, io mi chiedevo se mangi anche quelli. E anche quando mangiava i topi allo siedo con Fiona. Madò, sono confuso da questa pista. C'ha tipo un bubone al centro. C'ha tipo una rientranza, un rilievo. Madonna, sempre uno ne rimane in piedi, io vi detesto! Ci sono caduti tutti quanti tranne quello centrale. Com'è possibile che nessuno l'abbia sfiorato neanche? Questa cosa non ha il minimo senso. Come non è strike? Tua mamma, quella lurida latrina. Esatto. Switch Sports è un gioco per rafforzare le amicizie, dicevano. Dani, come si sta all'ultimo posto? Si sta alla grande, posso vedervi tutti. È un po' come all'ultimo banco, il più fico sta dietro. Ah. Sì. In seconda fila potevi giocare a poker mentre gli insegnanti interrogavano gli altri. Oh, questo è bene. Cazzo, noi lo facevamo. C'era un mio amico che portava le carte, le mescolava sotto il banco e ce le passavamo sotto. Immagino quando qualcuno vinceva o perdeva che dovevi soffocare pure tipo la bestemmia o, sì, o l'esultanza. C'è il silenzio in aula che c'è uno interrogato e a un certo punto la gente dice: porco! Scusate. Scusate, però mi ha appena bluffato per bene, ha fatto il bluff. Ho lasciato il cane acceso, devo portare a spasso il gas quando torno a casa, mi sono appena ricordato. E tutto questo, la partita di bowling ce la siamo persa, è diventata una chiacchierata normalissima. Intanto io sono ultimo, fra. Io sono primo. E vai, ho vinto, Daniel! Ho 68 birilli, tia. Io 166. Sei proprio scarso. Beccati sta loser dance. Mo ho riassemblato la basetta, speriamo bene col tennis. Tennis, allora, lo sport di alternativo che le mamme di adesso... Mio figlio fa tennis perché così poi dopo, capito, cioè gli si allarga
allargano tutte. No, quella è la piscina. Quella è la piscina, quella che ti allarga le spalle. Vabbè, niente, non ho figli, ci ho provato, cazzo. Ci hai provato ad aver figli? No. Ma come sono esagitato. Ora romperò sicuramente qualcosa, devo alzare la... No! Tier, cosa hai fatto? Ho rotto lo scherbo. Che hai fatto? Ho rotto lo scherbo. Hai rotto lo schermo? È volato via un Joy-Con dalla basetta e ho rotto lo schermo. Ok, ecco la foto. È sfrangiato proprio al centro in alto. E ci sei tu sopra nello schermino della cam che te la ridi mentre fai la foto. Ma scusami, dovrebbe esserci la sicura però. No, è sgravato proprio. Cioè, che devo fare? Fammi andare a ordinare il nuovo schermo. Non è disponibile, o no? Ah. Oh, cazzo. Davvero nessuno lo vende più il mio schermo? Il fatto è che scommetto che ce li hai tutti e tre uguali perché sei ovviamente un... Sì. Quindi adesso non puoi tipo prenderne uno diverso. No. A sto punto ne devi comprare tre nuovi. Sì, ma io mo c'ho tipo lo schermo... Non vedo un cazzo di quello che succede al centro dello schermo. Che sfiga. No, fuori! Buono, pari. Che palle, non volevo... Ho appena pagato tutte le vacanze. Che cazzo? Non vedo una Tani? Ho sbagliato. Ah, ho visto. Cioè, in realtà non ho visto perché si è rotto tutto, però. Cioè, io ormai ho raggiunto il massimo del content in sto video. Io non posso più fare un cazzo, Dani. Cioè, qualsiasi cosa io faccia sarà un downgrade. Non vedo un cazzo, non la vedo. Non vedo un cazzo. Grazie, ma Dani. Dai, madonna. Ma devi indirizzarla. Lo so, non è facile. Mi devo allontanare un pelo. Ma vaffanculo! Questa l'ho vista, nella parte di schermo ancora sana l'ho vista. Sei scemo, Dani? Che cazzo tiri così bene? È uscita? Non l'ho vista. E niente, schiaccia, non la vedo. È fuori, grazie, Cristo, Dani. Ma va sempre fuori. Sei un cazzo di incompetente. Scusami, tua mamma non ha detto che ti portava a tennis, dicevi 2 secondi fa. No, mi portava dai cavalli. E loro mi cavalcavano. Il fatto è che lo schermo rotto arriva esattamente alla rete. Cioè, quindi tutto ciò che succede al di là della mia rete non vedo nulla. No, che sfiga! Ma come l'hai vinto tu il set prima in tutto ciò? Sì. Ma manco me ne ho reso conto. E ora devo giocare tutto quanto storto per guardare dallo schermo secondario l'anteprima di OBS. È l'unico modo che ho per finirlo sto video. Porca. Ti sei dato proprio un handicap importante per sto video. Hai visto? Tra l'altro tu avevi già programmato tutto prima di iniziare. Certo, l'ha voluto. Sì. A una certa romperò lo schermo. Infatti questo video in sponsorizzazione... Per fortuna che... vai a cagare, va. Mi è appena entrato il bonus degli shorts. Per fortuna che c'ho quello, me lo ripago con quello. E buona! Shitterinos. Oh, vabbè. Tony, che fuori classe. Non vedo un cazzo, c'è la mia webcam in mezzo. Minchia, me l'ha rimontata. Vaffanculo. Buono, vaffanculo, buono. Mi prendo il vantaggio. La stiamo prendendo bene, eh. Immagino che Nintendo immaginasse così le partite tra amici. Ma vaffanculo, porco qua, schermi rotto. Pezzo di merda. Lo sanno benissimo quello che stanno facendo. È finita. Vaffanculo. Nonostante lo schermo. Va bene. The Lars gemello, abbiamo perso. Ma almeno i nostri schermi sono ancora interi, no? Badminton. Non sapevo manco che sport fosse. È quello il volano, Dani. Perché cazzo non l'hanno chiamato così? Perché si chiama badminton. Ho capito, ma che cazzo ne sa un italiano medio zoticone come me? Ma Dani, si chiama così e basta. Grande, mi piace il badminton. Pronto? È tipo il tennis, però non puoi sbagliare. I tiri entreranno sempre dentro il campo qua, Cosa mi racconti di bella verità? Tutto a posto, cioè, nel senso... C'ho avuto un po' di diarrea l'altro giorno, sai? Cosa hai mangiato? Non lo so, sarà stato un po' di schifezzine, che ogni tanto ci ricasco, sai? Hai dormito col ventilatore acceso? Certo, come sempre. Dani, che puntava su di te. Certo, Fra, non resisto, sai, fa caldo, mi schianto. Ma lo sai che ti fa male, poi ti viene il cagotto? Ma che cazzo stai per mancare quello? Che ne pensi? Vuoi tipo sbagliarne una o... Non si può! O fai punto o fai punto. O stiamo qua per sempre. Facciamo che vince che arriva uno. Oh cazzo, l'ha presa! Oh! Vaffanculo! Bravo! Dai, basta. Grazie. Ciao, bella, il video è finito.